Oggi vi racconto un libro che parla di un pilota col quale ho corso, Gilles Villeneuve. Lo vedete qui in questa situazione? Io ricordo bene questa foto. Questo è un poliziotto spagnolo, quindi siamo a Jarama, la corsa perfetta di Gilles vinse. E questo momento è il momento, io andavo a 7 cilindri invece di 8 e quindi stavo girando con 7 cilindri aspettando di ritirarmi, arriva Gilles, lo vedo dagli specchietti, cosa faccio? Per non dargli fastidio in questo doppiaggio mi butto fuori strada. C'era del cemento, purtroppo dopo la gara arriva una telefonata del mio sponsor. Che mi dice? Dice Stor, vengo a sapere, non sei motivato perché ho visto che ti sei addirittura fatto da parte in un modo esagerato. No, io avevo la macchina che non andava, non ero un doppiato, ero un impedimento in pista per tutti gli altri. E di Gilles vi parlo attraverso un libro che ho ritrovato nella mia biblioteca. È difficile parlare di un personaggio che hai conosciuto. È difficile parlarne, ma lo faccio attraverso questo libro che racconta tante cose, anche per esempio il momento in cui nell'82 Gilles decise di farsi la sua scuderia e lo racconta dicendo che poi Schenker si accorse che lo sponsor era uno sponsor fasullo. In realtà Siegfried aveva trattato con quello sponsor e aveva avvisato il direttore di Rombo che quella era una bufala, ma non avevo pensato a chiamare l'amico Gilles, non avevo neanche il suo numero. Lui mi aveva telefonato e mi aveva detto: non siamo più amici. Perché non eravamo più amici? Perché il mio posto in Formula 1 l'aveva preso suo fratello. Si era preso un'enormità di secondi, era stato mediamente 2 secondi e mezzo, 3 secondi più lento di me. E Gilles mi telefona e mi dice: ma come? Tu dovevi dirmi che la tua macchina era un catorcio? E io dico: ma che ingenuità c'ha questo ragazzo nella testa? Se io l'avessi chiamato a dire la mia macchina fa schifo, avrebbe pensato, secondo me, che non volevo essere sostituito da suo fratello. E beh, insomma, questa e altre cose vengono raccontate in questo libro. Il piccolo aviatore. È un libro che ci racconta, vorrei dire un po', il mito di Villeneuve, perché è stato scritto parecchi anni dopo la sua morte, nel 2002. Comincia con una storia che io non conoscevo, che Villeneuve si fece sponsorizzare da un'azienda di motoslitte, perché lui era un campione in motoslitte, ma in macchina ancora doveva dimostrare. E qui racconta la sua prima vittoria. Vi leggo 2 righe perché vi dà l'idea del linguaggio di questo libro, sintetico, efficace e molto emozionale. Durante quella gara non si vedeva niente perché pioveva, al massimo si immaginava. Villeneuve probabilmente vinse per questo, perché era più bravo degli altri a immaginare. Questo libro racconta gli episodi, ci parla dell'81. L'81 per Villeneuve fu un anno di errori e miracoli. E io posso dire: sì, in effetti, errori e miracoli è una bellissima definizione. E cerca sempre, questo libro, un linguaggio un po' poetico. Difatti, è pieno, infarcito di aneddoti, di canzoni, Fossati, De André, Giorgio Gaber. E questo me lo rende più simpatico. Non solo, fa molti paragoni anche con altri sport come il pugilato. L'81, un anno di errori e miracoli, ma gli errori erano tanti. Il primo errore che io avevo visto di Gilles, che non riuscivo a capire, quando volò fuori nel tunnel di Monaco quando era quarto e distrusse la Ferrari. E io, invidioso, a quei tempi correvo in Formula 2 e dicevo: ma guarda questo che sfascia 100.000 macchine e Ferrari sembra quasi contento. Quindi era nata questa mia invidia contro questo sfasciamacchine che in fondo gli perdonavano tutto. Ferrari gli perdonò tutto. Qualcuno si chiese nell'81, dopo tutti questi errori, nuovamente, se non fosse il caso che Villeneuve provasse quantomeno a cambiare. Non era però un problema che si poneva a Ferrari. A me Gilles sta bene così com'è.
un po' meno stava bene a Forlieri. E a proposito di Forlieri, qui cita il caso di Zandvoort, ma io ve lo racconto, c'ero anch'io, lo vidi il volo di Villeneuve, ma l'aneddoto carino avvenne prima della partenza. Questo è un libro dell'Associazione Italiana per la Storia dell'Automobile, dove c'è l'intervista di Mauro Forlieri, ce n'è anche una mia. Alla mattina presi Villeneuve da parte e gli spiegai tutto quanto. Non sicuro che avesse, non dico capito, ma digerito le istruzioni, sulla linea di partenza tornai da lui e gli dissi: ti ricordi tutto? Oh, je ne suis pas cretin, tu me dis la même chose quatre fois. Villeneuve gli rispose in francese, veramente arrabbiato. E lui gli rispose in dialetto, allora, al torna a dire, allora te lo dico di nuovo. Insomma, c'era questo motore sperimentale, partivano dietro Ferrari e di conseguenza Forlieri gli chiesero solo di finire la gara. Fece 200 metri fino alla prima curva e volò e distrusse tutto. E non tornò neanche ai box. Dice Forlieri, l'ho visto solo alla sera, pazienza. Questo era Villeneuve, sempre così, dedicato a se stesso. Ma il libro sul piccolo aviatore finisce in un modo che mi ha abbastanza commosso, una storia che conoscevo ma non gli aveva dato peso. Ora, sappiamo tutti com'è andata Imola e com'è finita l'amicizia tra Pironi e Villeneuve, almeno da parte di Gilles. Non siamo più amici, una frase che avevo già sentito dire a me al telefono. Ebbene, Gilles muore a Zolder, muore assolutamente per un incidente stupido in un momento in cui faceva un giro di rientro, un incidente che non doveva succedere, un incidente che probabilmente è successo anche per quello che era successo a Imola, per il comportamento di Pironi e per il mancato appoggio di Ferrari, che si difese un po' Gilles, ma alla fine disse, insomma, alla fine ha vinto una Ferrari. E lui ci racconta la storia, la nemesi di Pironi, che quell'anno lì la Ferrari era un missile, avrebbe vinto il mondiale, invece si fratturò le gambe a Hockenheim, centrando Prost che andava piano durante le prove. Insomma, Pironi smise di correre e si dedicò ai motoscafi. E il matrimonio di Pironi durò pochi mesi, quel matrimonio al quale non aveva nemmeno invitato Gilles, e alla fine, insomma, si mise con una certa Catherine, e che rimane incinta. Rimane incinta e mentre lei è incinta, il 23 agosto del 1987, quindi, Pironi corre col motoscafo e muore. La ragazza incinta partorisce due gemelli, li chiamerò Didier e Gilles, la nemesi dell'affetto in fondo del perdono. Il piccolo aviatore.